Sono scioccato. Amore, cucciolini! Belli, ma quelli spelli. Ormai si è seccata la glassa dello zucchero. Na 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 na. Oh, andiamo di là. Oh, ciao ciao. Ciao ciao. Solo sul canale di Sasha. Siamo venuti a Fiumicino, di certo non per il porto, ma perché si mangiano delle brioche, dei dolci davvero incredibili. Quest'oggi, come sempre, non sono da solo. Sto con mio fratello Matteo, che ormai gli voglio più bene di mia mamma. Ciao ragazzi. Scusa mamma. Scusa mamma di Sasha, anche da parte mia. Una delle persone più fighe di Roma che potete trovare, che mi porta in giro ovunque. Sì. Mi raccomando, il bel uaione qua, visto che mi porta ovunque, e anche lui un canale YouTube, e anche lui tratta di cibo, e anche lui vi farà venire una acquolina in bocca devastante, proprio tipo cascherà il Niagara. Mi raccomando, seguitelo, iscrivetevi al canale, perché 10.000 iscritti andiamo a fare un video bomba. 30.000 iscritti vi porto a fare il babà gigante. Ah, abbiamo già spoilerato così, ma no. Quest'oggi prima facciamo qualcosa di gigante, sempre qualcosa di gigante, ma non sarà un babà. No, lo scopriremo tra poco. Allora Matte, siamo arrivati? Siamo qua ragazzi. Eccolo là, bar Rustichelli, aperto il primo maggio 1961, cioè tipo l'altro ieri praticamente. Aspetta che te sei bello più del sole, ma te sta coprendo e ti sta facendo buio. Adesso sei 100 volte più bello. Adesso sono più bello? Sì. Sono anche visibile? Sì. Oh, mi raccomando, io mi fido di te, tu mi porti solo nei posti buoni. Questo facendo. Mi deve stupire, eh? Allora, loro si caratterizzano per questa cosa. Dicono che fanno il più buono di Roma. Ok. E quindi noi faremo il più buono e grande di Roma. Entriamo. Senti qua. Senti. Ho già preso mezzo chilo. Esatto. Ragazzi, sento già odore di diabete e felicità. Di diabete e felicità. Mazza. Ecco, già se all'entrata si vedono tutte queste torte. Madre. Guarda là. La cosa figa è che voi potete prendere la vostra torta espressa a domicilio, oppure se tipo all'ultimo, tipo me, che vi scordate che c'è il compleanno tipo di vostra madre la sera, venite qui, boh, ne prendete una. Chi è? E via. Capito, al volo. Anche di qua. Cioè, già solo all'entrata tutte queste torte qua mi fanno proprio sentire a casa. Ne voglio quattro di queste. Sembrano molto invitanti. Comunque si vede che Rustichelli, ma si vede proprio che è rustico. Sì. E tutte le cose che sembrano vecchie in realtà sono tradizionali. Tradizionali, esatto. Che è, come al solito, abbiamo sgravato. E vabbè, lo andà così. Ne dovevamo prendere giusto due. Ferma, devo anche il pezzo forte. In che senso? E i cornetti, no? Ah, pure. Ci sentiamo male con quelli? Sicuro. Secondo me sì. Tutti arrivano. Mamma mia, ma ci sta pure il gelato. Aspetta, ma un gelatino mentre aspettiamo i cornetti? Che sì, certo, che riempie qua. Sì, esatto, bisogna un attimo. Facciamo lo stomaco pronto. Anche perché questo è tutto artigianale, lo fanno loro, quindi fanno la gelatina. Butti. Oh, porco due. Sì, andiamo di là. Sì. Allora, apri. Vi giuro che l'ho preso solo per la clip, Matteo. Infatti, tranquillo, lo mangio io, Sasha. Ma io ne avevo chiesti 4, ne hanno chiesti 40. Hanno riempito di più. Ecco qua, ragazzi. Grazie, Matteo, per prendermi felice e grasso. Niente a cadere. Non abbiamo neanche ancora iniziato il video. E non è questo il video. E non è questo il video. Bene, quindi come delle vere persone di alta classe, giudici, assaggeremo e basta. Ma è vera sta cosa. Ah, quindi vuoi partire subito dai cornetti, che sono il clou, la cosa più buona. Sì, quelli, hai visto quando prima dicevo quelli, loro. Quelli per cui si vendono meglio, esatto, loro. E quindi dai. Quando vado a prendere quelli alla crema, non so mai se, perché è sempre un 50-50, perché la crema fa tutto, no? Questa è la crema buona. Che è, beccate il pistacchio. Oh, pistacchio per te. Bello, ora quanto è verde. Salute. Cin cin. Ecco, due. Mi sto arrabbiando. Pazzesco. Ma com'è che sono buoni anche con 40 gradi? Adesso arriva una delle mie preferite, quella marmellata. Il marmellato, stavolta vediamo. Mangi quello col... Passerà o non passerà il test quella marmellata? Qua siamo a livello... vabbè, gioco in casa, la marmellata è quella che mi piace di più. No, beh, ma... Mmm... Spiego perché... No, ragazzi, non mi piace. Non mi piace per niente. Non mi è piaciuto per un cazzo. Questa è vuota. Vuota vuol dire che fa tutto il cornetto qua, eh. La semplice. Io sto ancora masticando l'altro. Non c'è tempo di masticare. Butta giù. Adesso non puoi rompere le palle sul cioccolato, perché è quello normale. Minchia. Minchia. Che boh, zio. Basta. Una ciambella. Se Matteo pensa veramente che lo sto aspettando, pensa male. Potrei dire una cosa scontata. Infatti la dirò. È buono. Quelli li mangiamo dopo. Perché sennò collassiamo qua. Li possiamo portare a casa. Andiamo a fare il video? Andiamo a fare il video. Vai Sasha! Ciao! Buonasera! Sasha, piacere! Piacere, Jacopo! Sasha, piacere dire. Ciao. Tutto bene! Allora, benvenuti, questa è la pasticceria di Rustichelli. Ok, allora, grazie intanto per il posto, per il grazie laboratorio. Ho visto che hai un sacco di cornetti, per l'appunto, sì. Ma
sono abituato a fare delle cose un pochettino, diciamo, più grandi. Un po' quello che ti pare, a Sasha piace esagerare. In grande stile. Ho sempre sognato fare un cornetto, ma gigante. 10 kg, 15 kg? 20, andiamo a 20. Sì, perché non mi vorrei soffermare a fare il cornetto, perché i cornetti, come ben sapete, sono ripieni, no? Cioè io voglio proprio fare food porn a manetta. Quindi pensiamo noi allora. Aprirlo, quindi prendere tanti di questi piccoli cornetti e metterli dentro il cornettone gigante. Con un'altra roba dentro, a buffo, quello che si viene. Posso chiedere un'aggiunta di Kinder fetta al latte? C'è problema, quello che volete si fa qua dentro, ragazzi. Non posso, ma non è un paese delle meraviglie. Dai, è bello! Allora andiamo. Questo è già, questo è l'impasto dei cornetti? No, questo è un burro. Questo è solo burro? Sì, questo è un burro che prepariamo noi. Vado? Vai, vai. Por burro, torna indietro. Madonna, cosa devo premere qua? Giro così? No, no. Vado? Vai. Oh, yeah. Questo invece è l'oro, questo è oro. E anche qua quanti chili saremo? 13. Flex. Te do una mano? No, no, ma guarda, faccio palestra proprio. Vedi come faccio... va, ragazzi. Anche questo è tutto fatto da voi, immagino. Certo. Vieni, vieni, vieni con noi, vieni con noi. Scusa boss, questo lo portiamo? Ah, aspetta, aspetta, no, questo no. Lo 5 minuti. Allora, mettiamo un po' di polvere bianca, ma è farina? No, no, a posto, guarda. Non avrei, non, anche perché se era quella la ricetta segreta, ha capito perché la gente torna a prenderla. Capito, è quello. Prendo un aroma di benessere, anche qua prendo un aroma di benessere. Buone, torna indietro. Avete mai fatto un cornetto così grande? No, così grande è la prima volta. Adesso praticamente lo si avvolge sopra? Esatto. Ok, ammazzo. Eccola lì, guarda lì, l'imburrata è arrivata. Vai, mi finisci, va. Vai, vai. C'ho le mani in pasta da oggi. Ma mani alle spezze, da quanto è che lo fai il nostro lavoro? Ma da poco, sono 2-3 giorni. Ah, ok, vabbè. Sì. Siamo comunque mani buone, no, Jacopo? Sì, tranquillo. E che anno era 3 giorni fa? 3 giorni fa era nel lontano, manco io mi ricordo, sai. Cioè, avete fatto il ripieno di burro e adesso si schiaccia di nuovo. Ok. Oh, guardalo lì, è arrivato il fagottino di benessere. Mi sento un po' come la mamma, siamo le mamme di questo prodotto. Guarda come, ecco, continua un'altra incamiciata. E diciamo, gira, diciamo che questo, Jacopo, è il procedimento in realtà in grande di un qualsiasi cornetto? No, questo è il procedimento dei cornetti. Il cornetto in generale. Sì. Però da questa pasta ci facciamo un cornetto solo. Ok. Ah, ecco. Se no normalmente con una pasta genere quanti ne escono? 250. Quindi ecco. C'è la fusione. La fusione di 250 cornetti in uno. Stiamo facendo il macimbo dei cornetti. Porco due, oh. È vero che lo riempiremo con altri cornetti che sono riempiti. Farci. Ah, saranno riempiti a loro volta? E certo, che scherzi. Le cose si fanno bene o non si fanno, ma te. Cioè, è così grande che poi non ci sta neanche più sopra. Ma Sasha, eri tu che facevi palestra, vero? Eh sì, andiamo, vero? Quanto pesa sta cosa? Se questo, io la faccio per babà. No, come? È arrivato il cibo, è arrivato il babà. Cioè, nel tuo cornetto? Ma te va, dai, va. Fermo, lo stendo? Mangia un pochino, dai. Ma questo è un babà, e il babà è babà in base cottura questo. Non so se lo sapete, ma il babà è uno dei miei dolci preferiti, il secondo. Ciao. Anche questo va di voi? Sì. Mamma mia. Sì, vabbè, adesso un po' mangiato, questo va dall'altra parte. Vabbè, mangia, va. Che ti vedo sul modello, ma dai. Ma sta venendo su duro. Allora fa lontano io. Ti vedo bello riposato. Io sono uno stallone del babà. Ti faccio lavorare, volete... No, dai, Marco, io pensavo di stenderlo qua. Sì. I Flintstones. E mo lo stendiamo? Oh sì. La parte del male. A cosa serve questa cosa per dargli una forma? Dagli la punta del cornetto. Ok, no? Chiaro. Ora a te. Ma sta buono. Io volevo solo reggerlo. Ah, ti piace reggerlo? Il mio. Ah, ok, mi fa fare la parte facile. La parte facile. Vai. Okay. Dai, dritto, gli serve. Abbastanza dritto? Una merda. La curva, però va bene. Fa niente. Una merda. Dai. E guarda, poi tu pensi che adesso più lo girano e più praticamente tipo diventerà stratificato all'interno. Vai. Stiamo a fare play, no? Vieni. Madonna, chiudi. E questo deve ancora gonfiare. Ma questo diventa quadruplo di quello che è. Ah, cresci 4 volte? Sì, più o meno. Mazzola, sì. Non me lo so, non riesco neanche a immaginare. Cioè, allora, noi questo qua adesso l'abbiamo fatto. Okay. Lo mettiamo vicino a un cornetto di quelli dimensione, normo dimensione, certo, per vedere la differenza, ce l'abbiamo. Questo è un cornetto di 80 grammi più o meno.
Questo qua è il classico cornetto che esce dal bar. Sì. Ok. Amore! Accarezzalo. Piccolo! Questo sarebbero uno dei 250 che vanno a comporre questo, esatto, praticamente. Aspettate un attimo, ragazzi, aspettate un attimo. Ma voi quale mangiate? Questo o quello grosso? Quello grosso, ovviamente. Con questi dentro. Ah, ma quanti dentro? Non so, più ce ne tre. Ma io voglio vedere che voi mangiate, Mo lo pesavo. Allora, intanto ho rimediato pure una bella saga che era appena fatta. Ma mi sembra di stare al cinema, sai quando arriva non il primo tempo? Non riusciamo a mettere il primo tempo, coso. Intervallo, la pubblicità, mangiamo. Mamma mia. Questo si mangia le mani, ragazzi. Vai, apri. No. Vai a mangiare. No. Che fai? Metti via da qua. Non mettiamo il melato dentro, è buono. Ma cioè, è tutto buono. Quanto pesa sto cornettone? Vediamo. Vediamo. Vai, metti. Una teglia quanto pesa? Questa farà un chilo e mezzo. Quindi sono 11 kg. 11 kg? 12. Da 12 kg, sì. 12. Da crudo e senza essere stato condito. No, posso avere un lavandino? Questa qua è proprio il nostro cavallo da portare. Oh, questa è la questa. Ma non mi sono lavato le mani. Questa si chiama nonna Nicolina. Era mia nonna, bisnonna. E vabbè, questa è dedicata a lei. Questa è una mousse alla vaniglia, cream caramel e pinoli. Vai, raga. Credo di non averla mai assaggiata in vita mia, quindi credo che questo sia il giusto momento per assaggiarla. Vai, sognate, vai. Sognate. Mazzo, senti che odore, fratello. Dai, è aspetta. No, ma sei una merda. Buono. Porca vacca. Com'è? Nonna? È che questa, se tu la prendi, la porti a una festa, cioè se diventi più importante del festeggiato. Allora le cose serie. Portiamo il cornetto, dai. Lo porto io. Lo porto tu. Aspetta, prima. Lo portalo tu. Aspetta, prima. Un po' bene, non fa male nessuno. Lo porto io. Manco Cleopatra la portavano così bene. Ci vediamo domani, ciao ciao. Ora c'è un po' da aspettare, raga. E ho paura perché potrebbero esserci tanti intervalli dove assaggeremo tante cose, quindi nascondiamoci. Ma c'è un frigorifero. C'è un frigorifero dove nasconderci, perché qua se no arriva a buco. A frigoriferi stanno piani, c'è da capire se sono pieni o se sono vuoti e c'è se spazio per noi. Sputate voi. O dove non aspettiamo. Via! Via! Ho fatto una bella crostata Nutella, che dici? La mangi, la mangiate? Sì, no, beh, a magnassa la mangiamo, figurate, però. Io, vabbè, ok. Sta iniziando a venirmi male a un'arteria. Quale? Tutte. È in forme. Se io passassi 24 ore qua dentro, ma quando sarei già morto. Non ci arrivi. Io non so manco se arriviamo alla fine della lievitazione. No, mi sono morto. Io posso solo dal pezzo che sono morto. Ma come fai a dire di no sta roba? Non mi sembra che gli abbiamo detto di non fare. No, infatti. Subito. No, posso dire no. Sì, sì. No, sì. Sì, fra. No, sì, no. No. No, sì, ci facciamo male, sì. No, sì. Sto tremando e non è la glicemia. Dai, anima. Porco due. Ma anche bello caldo. Ma quello è il senso, cioè. Ragazzi, è pronto? Siamo pronti. Lui è pronto, almeno lui è pronto. Lui è pronto? Ma che bestia è? Ma quanto grosso? È uscito dalle medie. Che cosa abbiamo creato? C'ho quasi paura, è più grosso di noi. Sono scioccato. Cioè noi siamo qui per lui. Che guarda una mano. Guarda. Lo portiamo in sala operatoria. Poi aspetta che faccio i segnali, venite. Trasporto eccezionale. Madonna, ma quanto è dietro? Cioè è leggero. Il problema è che è bollente, è diventato, c'è una nuvola. Prego. Sistra. Prego! Ma che serve questo, vero? Come si fa? Mi fai vedere tu io un attimo. Vieni. Ma quanto? Passate il profumo, senti quanto è croccante. Vieni qua. L'hai toccato, si è esploso, cioè è fantastico. Parti da qua. Ok. Lo devi accarezzare, capito? Ok. Sarò gentile con lui. Tutto, Tanto. Con lui o con lei? Con lei. Ok, guarda qua. Mi sto eccitando. Ma tu non riesci neanche a parlare, non riesci a esprimerti. No, ti guardo e mi sto eccitando. Cioè, non per te, nel senso, vabbè, no, chiaro. No, sono anche un bel manzo, lo so, però qua si parla però di dolcezza. Però qui si parla del cornetto, sì. Certo. Dolcezza vera. Ma manco se spalmassi una bella donna. Guardalo. Sei così preso bene. Certo, guarda. Una chips. Io è qua, bella. Ho portato pure i figli, Amore, cucciolini! Ma quelli secondo te riusciamo a metterli tutti nel cornetto, ya? Certo. Adesso, quindi adesso lo andremo ad aprire e a farcire. Non credo di aver mai faticato così tanto né a mangiare né a lavorare per un dolce. È un momento ricreativo per adulti questo. Allora adesso questo va tagliato. Lo apriamo così. Lo apriamo. E ci mettiamo dentro un'ottantina di Kinder fritto al latte. 80? 80 no, sto scherzando. 30 però sì. E poi ci mettiamo dentro. Qua secondo me c'è un barattolo di Nutella intero, Io non riesco a parlare. Vabbè, barattolino è troppo bello. Un barattolino sì, da quelli da 3 kg. Hai pensato così, la facciamo con Nutellazza? Sì. I bambini dentro. La crema pasticcera. Vabbè, certo, ci sta. Che la crema fa meno male della Nutella, capito? Quindi. Certo.
Direi che è chiaro. Sasha, ce la fai? La mia bambina! La quanto è grossa! No, Sasha! E ora al taglio! È il momento. Guarda come infilza, anche proprio la costola. Senti. La responsabilità di tagliarla dritta, tra l'altro. E questa è un'operazione proprio. La panza, guardala lì. Madonna quanto brucia. Leviamo un pezzo per uno, scusa, io. Vai, prendi così. Abbiamo finito di rompere adesso. Vabbè, fa niente, tanto se ricompone, non è che. No, che io fa. È diventato. Tanto un pezzo che nessuno riuscirà a mangiarlo tutto. È diventato intero. Un puzzle, è diventato. Allora, intero, ragazzi, credo. Il primo pezzo, eccolo qua, esce questo in edicola. Questo lo assaggi. E questo lo assaggio io. È morbido. È soffice. È super soffice. È soffissimo. È soffissimo. Ma questo è il barattolozzo da 3 kg? Vai. Ma possiamo proprio. Fa quello che ti pare, dai. Mamma mia. Due regà. Porco. No, fermete. No, no, fermete tu. Ma che sei matto? Guarda quanto mi sei messo. Oh! Fermate, Sasha. Porco due. Tu spalma. Dai, io un po' di qua, va. Guardate, ragazzi, che qua. Ormai si è seccata la glassa dello zucchero. Guardate qua che figata. Mamma mia. Un capolavoro, raga. Allora, ora, cosa importante, che ci volevamo mettere? Qua c'è stava la crema pasticcera ancora da aggiungere. Ci volevamo mettere? Sì, dobbiamo fare il doppio strato e poi mettiamo i bambini. Andiamo col secondo strato, la crema pasticcera. Non ci bastavano 15.000 calorie di Nutella. Buono, cos'è che c'è qua dentro il barattolozzo? Mamma mia, pozzo delle mie brame. Sasha, guarda, sei tipo qua. Mi raccomando, carica non sulle ginocchia, eh. Ci fai palestra qua dentro, eh. Tutto buttato nella sacca poche? Ha preso il buco piccolo, guarda, lo dico, ha preso il buco piccolo. È così, è una moneta da 2 euro. Oddio, quanto è fredda. Quindi anche qua spariamo proprio così? Oh mio Dio, spero. Madonna mia. Oh, la manualità, ragazzi, di Sasha. Sasha, chiama il break quando vuoi, eh. Se ti serve, chiamalo. Ma guarda che è faticosissimo. Lo so, ti chiedo tutto. Guarda, ti sto contando le vene, fratello. Lo chiedo apposta se ti serve. Quando vuoi aiuto del pubblico, noi siamo qua. Esatto. Siamo via dal pubblico, aiuto da casa, che ne so. Ma vai, vediamo Matteo, buttato, dai. Ma certo, mo che piena è grossa. Beh, ho fatto anche io quando era piena e grossa, eh. Aspetta, guarda dove ci sta. Sì, infatti. Ok, ce l'ha anche a te, ce l'ha. Guarda lì. È che sono abituato a mangiare, non a creare. Questa è la seconda sacca poche, non l'avevo neanche fatta a metà praticamente. Sì, ve lo giuro. Vai, apri la bocca. No, fratello, tutto no. Insieme, dai. No, fratello, si leva la mascherina. Tutto. Non mi sembravi molto convinto per non volerlo, eh. Che sono? Ma vuoi qua, ma perché? Ma che c'è dentro? Iniziano a non respirare più, ragazzi, qua dentro. Che c'è dentro? Quella è la giunta, eh. Ma perché arrivano cose inaspettate che non sono i programmi? Oh, così, tu ti distrai e arriva roba. Quindi così. Come ce la mettiamo? Col sacco a poche? Ok, secondo me potrebbe bastare. Che fatica! Hai visto il pignolo? Guarda. Hai capito? Il pignolo? Posso avere l'onore? Secondo strato completato. Panna montata. Si procede col terzo, panna montata, ragazzi. Ma porca ci sono filo la mano dentro? Va però bene? Frega, ma, scusa, ma scusate, infatti adesso mi igienizzo e vi do una mano. Passi una mezza giornata a posto coso? Per tirare l'acqua al tavolo quando lavi il tavolo. Ah ok, io pensavo fosse una spatola. Lascia con le mani se sei un uomo. Non ho finito la frase. L'ho lavate apposta, le ho lavate. Sei uno zingaro di adoro, cazzo, sei grande. A manate proprio, ti è? A pizza in faccia con la panna montata. Piaceva. Ho visto che ti hai appena messo con un due. La mia mano è felice. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Ragazzi, stiamo fertilizzando i nuovi cornetti con del pistacchio. Sono ammaliato da tanta bellezza. Senti, ma volevo aprire uno. Apriamo. Spaccalo, ah. Spaccalo. Mamma mia. Oh. Super food porn. No. Matteo, i miei bambini. Quindi gli ultimi con il cioccolato fondente. Mamma mia, che porcata. Mamma mia. Lascia, ma solo io non riesco più a respirare. Ma io ho già smesso di respirare da un po', eh. Passa, dai. Passa Citroen. Allora, aspetta, prima distribuiamo quelli al cioccolato fondente. Vogliamo? Quelli sono a sorpresa, visto che sono tutti al pistacchio, ce ne sono pochi al cioccolato fondente. Andiamo a lasciare gli spazi, ci devono arrivare le fette al latte. Porco due, me la sono scordate, fetta al latte. Che carino. Ecco un altro veramente, mancavano giusto quelle, vero? Se giochi con i sentimenti. È troppo bella questa cosa. Ok, io quindi credo che è da richiudere e da guarnire sopra. Sì. Mamma mia, guarda che bellezza. Guarda cosa è uscito. Matteo non si richiude, Matteo. Ok. Piano, wow, nevica, Merry Christmas! Inauguro. Inauguriamola. Vai. Grazie, via. Grazie a te. Si
di anima grosso. Allora, fammi pensare. Mamma, meno male che mi hanno insegnato a scrivere alle elementari. Siamo al 2. An. O. È faticosissimo. La terza lettera è difficile più che altro da fare. No, non fare i complimenti che mai mi emozione faccio cagare. Olle. Io sono emozionato. Bello, Estasiato. Ho emozioni contrastanti riguardo questo coso. Io prima di chiudere questo video vorrei veramente pesarla. Sì. Vorrei pesare, sì. Vorrei sapere la nostra bambina quanto è arrivata. Aspetta. Tiro, ci sei? Vai. Con due per te. Cosa si perde? Qualcuno aggiunga subito un cornetto qui. Qualcuno aggiunga un cornetto qui. Arriviamo ai 25 kg. 25 kg. 24 e 340 grammi. Sceppati sé. Oh no. Manca un grammo ha preso Sasha, ma che gli hai fatto? Vabbè, questo è decoro, è restauro. Mentre arrivano le ciambelle da metterci sopra. Arrivano 25 kg, ragazzi. Cornetto gigante da 25 kg. Solo sul canale di Sasha. Quanto sono morbide. Apri, quella apri sopra. Li apro così? Questo io, se non mi dispiace. Ma bro. No, merda, l'ha scritta. Abbiamo raggiunto il nostro record, ragazzi. 25.000. Sì, 25.000. Se no, erano arrivate a buffo altre per sicurezza. 25 kg, raga. 25 kg e 300. Toccato il record. Eccoci amici, questo video epocale può concludersi qua. Abbiamo creato un esperimento da laboratorio incredibile. Grazie Jacopo per averci dato il laboratorio, grazie Matteo per aver messo anche la tua esperienza nell'ambito cucina. Amici, mi raccomando, spaccate questo video se vi piace, passateci sulle info anche in tutte le descrizioni, dove, anche dove troverete il posto fisico qua, se volete venire ad assaggiare un sacco di roba buona. A me non resta altro che salutarvi, noi ci si becca ad un prossimo video, bella ragazzi. Grazie.